l'ispettore Luigi Favro. Aprirà le danze. Allora, vediamo nel dettaglio il progetto di cui avete sentito parlare sino dall'inizio del seminario, un progetto che la Regione Piemonte ha sostenuto ed è una rete LIM per collaborare, comunicare, imparare, restare uniti. L'ispettore Favro ce lo illustrerà. Buongiorno a tutti. Le tecnologie. Intanto non so se riesco a farvi ballare perché non è che sia un grande campione di ballo, anche per dimensioni, quindi comunque cercherò di fare del mio meglio. Consentitemi intanto un cordiale saluto di benvenuto a chi proviene da altre regioni, ma anche a chi proviene dalle province del Piemonte. Certamente questo seminario non è stato voluto come celebrativo. Sono passate le introduzioni, vanno tanto bene, ma questo seminario, seminario di studio, quindi di riflessione, quindi di approfondimento, abbiamo tutti vissuti, esperienze, conoscenze, abbiamo progettualità. Bene, io sono certo, sono convinto che da questo scambio, da questo seminario, da questo scambio, ciascuno di noi potrà trovare, reperire un'idea, anche solo un'idea, io dico un fiore, passatemelo, una proposta, insomma, da portarsi a casa per qualificare ulteriormente la propria professionalità. Per questo facciamo i seminari, per qualificare la nostra professionalità, arricchire anche la nostra relazionalità e, perché no, crescere in umanità. A me è stato affidato il compito di presentarvi il progetto sperimentale regionale dal titolo La Rete LIM, come potete vedere. Bene, il progetto ha alla base, a monte se volete, dei documenti di riferimento che tra le altre cose troverete tutti quanti messi nella vostra pennetta che vi è stata data assieme alla cartolina. Sono tutti dentro, quindi con calma avrete modo di vederli e confrontarli, anche per vedere il cammino che è stato fatto. Ripeto, è un cammino che è stato fatto a disposizione di tutti. Sì, il progetto vero e proprio di sperimentazione, e che è stato elaborato dalla Scuola Polo e dalla rete delle scuole ospedaliere, e il protocollo d'intesa, che è un po' un quadro complessivo, molto importante avere un protocollo d'intesa complessivo in cui la scuola ospedale possa operare localmente a livello dei singoli ospedali. E poi la convenzione fatta appunto con la Regione Piemonte per l'attuazione di questo progetto. Ne approfitto anch'io per dire veramente grazie di cuore alla Regione Piemonte perché ha capito il problema e ci è stata sempre vicino. Questo progetto che abbiamo in mano parte da dei presupposti, anche io voglio partire dai presupposti, se volete dalle convinzioni, sono già state ricordate anche dal Ministro, ma ve le voglio vendere sotto un altro aspetto. I diritti dell'alunno, parlo di diritti, non di un diritto, i diritti dell'alunno sia alla salute che all'istruzione, certamente, che sono costituzionalmente tutelati, è stato detto, però durante il periodo di assenza da scuola per malattia non vengono meno, e per dirla in un linguaggio
giuridico non si affievoliscono, ma trovano concreta attuazione nei servizi di scuola, ospedale e istruzione domiciliare, pur nel rispetto, questo sì, sia dei tempi, dei ritmi, delle modalità apprenditive che sono compatibili con gli stati di malattia e gli interventi terapeutici. A volte dopo certe chemio, signori miei, bisogna avere il tempo di riprendersi, ecco. E soprattutto nel rispetto dei contesti di vita in cui la persona dell'alunno viene a trovarsi, l'ambiente che è diverso. E qui vorrei fare una menzione sull'ICF, perché l'ICF ci aiuta esattamente a questo, ci aiuta a cogliere il contesto di vita, che se favorevole crea il funzionamento, classificazione di funzionamento, se sfavorevole crea altri guai. Bene, mi preme anche sottolineare un secondo diritto che è previsto nella normativa e che è stata recepita anche nei protocolli che abbiamo visto prima, ed è il diritto di ciascun minore malato a mantenere le relazioni affettive ed amicali, incluse queste scolastiche. Questo diritto permane anche se l'alunno è ricoverato in ospedale oppure è a casa in terapia domiciliare. La scuola in ospedale, però, e anche le istruzioni domiciliari vanno sempre di pari passo. Quando parlo dell'una parlo dell'altra, perché in effetti sono abbastanza, pur essendo diverse, cioè necessitano interventi differenziati, ma sono all'interno di questo stesso capitolo, hanno delle esigenze specifiche, delle esigenze peculiari, che le moderne tecnologie delle informazioni e della comunicazione possono, a cui queste tecnologie possono dare delle risposte. Sto pensando ad esempio a limitare per quanto possibile l'isolamento imposto dalla malattia e dalle cure stesse, ad esempio personalizzare e qualificare l'offerta formativa, ancora rimodulare i percorsi di apprendimento personalizzando al massimo il percorso formativo di quell'alunno. Altra cosa importante è ottimizzare i tempi e spazi dell'azione educativa, anche in rapporto alle cure, ad esempio disporre di adeguati strumenti di gestione didattica, eccetera. Cioè abbiamo bisogno di un mondo particolare. Non solo, ma altro aspetto importante è che io penso che sia condiviso da tutti quanti, almeno chi ha esperienza di scuola in ospedale lo può confermare, il mantenimento delle relazioni scolastiche dell'alunno malato con i propri compagni di classe, col proprio mondo scolastico, ecco, bene, lo possiamo, questo il mantenimento diventa terapeutico, sia pur detto fra virgolette, perché non è questo che sicuramente fa guarire, ma può dare un grosso contributo alla proiezione verso la normalità. Il nostro alunno di scuola e ospedale deve avere la prospettiva, almeno nella maggior parte dei casi così è, del rientro a scuola, lo vedremo ancora dopo. Quindi dare un senso di ordinarietà, di ulteriore possibilità è importantissimo. Abbiamo anche però delle consapevolezze che ve le voglio così sottolineare, perché sono convinto che siano molto importanti per la scuola in ospedale in particolare, ed è la pervasività e irreversibilità del processo informatico. Ormai tutti quanti, e soprattutto la facilità apprenditiva dei nostri alunni, che spesso ci fanno tremare vene e polsi, perché sono molto più abili di noi. E le diverse modalità di apprendimento degli alunni. Gli alunni imparano in modo diverso, hanno stili cognitivi diversi, che comportano ovviamente stili di insegnamento diverso, modalità di insegnamento diverso. E questo vale in modo particolare per gli alunni con difficoltà, che sono o nell'ospedale o a casa.
anche perché il rapporto è diverso, non è il rapporto uno classe, ma il rapporto insegnante-alunno, in gran parte. Però c'è anche un altro aspetto che voglio sottolinearvi, la multiforme ricchezza degli stimoli e varietà delle opportunità apprenditive extrascolastiche per gli alunni. Gli alunni non imparano solo a scuola, anzi, gran parte imparano fuori. E questo ci obbliga a rivedere il nostro modo stesso di fare scuola, perché dobbiamo ovviamente sfruttare quello che l'alunno apprende al di fuori della scuola. Noi dobbiamo dare un senso agli apprendimenti degli alunni, mentre una volta davamo gli apprendimenti, ora dobbiamo mutare anche questo. Per cui la nostra scuola ha attuato diverse forme di iniziative didattiche, formative e progettuali, talora anche a carattere sperimentale, ed è esattamente in questo ambito che si colloca il nostro progetto. Qual era l'ipotesi progettuale? Allora, verificare la fattibilità, se era possibile, se è possibile realizzare e quali potenzialità poteva avere a livello tecnologico, psicopedagogico, didattico, relazionale. Se è possibile realizzare un modello che preveda concrete, ordinari, tutte queste parole hanno un significato profondo, guardate. Concrete ordinarie forme di collegamento telematico interattivo, ordinarie forme, non una cosa eccezionale. Io penso che il dottor Gioppo, che parlerà dopo di me, lo sottolineerà questo. Ordinarie forme di collegamento, normali, quotidiane, in modo interattivo, certamente, che siano utili ai fini didattici per e l'apprendimento che vogliamo offrire noi, l'apprendimento formale, non quello informale, ma quello formale, quindi scolastico, e senza dimenticare anche la relazionalità. Non siamo lì solamente per riempire delle teste, siamo per creare delle persone, anche se ammalate, anche se ammalate. Per fare che? Per collegare la persona dell'alunno, che come potete vedere è al centro, la persona dell'alunno, con chi? Innanzitutto con la sua classe. Noi vogliamo che sia collegato con la sua classe, con i suoi compagni. Primo punto. Poi vogliamo che sia collegato anche con la scuola ospedaliera, che è lì che gli offre il servizio. Vogliamo che sia collegata all'interno dell'ospedale o del domicilio dove lui si trova, che sia collegata con la sua famiglia anche attraverso queste tecnologie, quando non può essere presente, soprattutto, e lo vedremo, collegata anche col territorio. Abbiamo avuto l'esperienza di collegamenti molto intensi col territorio, anzi, se posso dire una sottolineatura, è che questo progetto ci ha fatto riscoprire il territorio. Ci ha fatto riscoprire, cioè, degli accordi e delle opportunità immense che il territorio ha. Si tratta di scoprirle, si tratta di collaborare. Questa parola territorio tenetela ben presente, perché secondo me è una delle grosse chiavi di questo progetto. Ha scoperto delle opportunità, delle potenzialità. Per fare che? Per comunicare. Anche queste, ogni parola ha un suo significato, una sua storia. Comunicare serve per mettere in comunicazione, collaborare, l'insegnamento e l'apprendimento cooperativo, guardate che con questi mezzi è possibile, imparare, certamente, l'apprendimento, restare uniti, certo, con i propri compagni anche, e se possibile, nel limite del possibile, anche guarire. Mediante che cosa? Mediante la dotazione di strumentazioni che noi abbiamo chiamato RetLin, cioè una rete di lavagne interattive multimediale,
all'interno della scuola, all'interno della scuola Polo o della scuola ospedaliera, all'interno dell'ospedale, oppure attraverso dei kit portatili. Certo, all'ospedale è difficile poter avere una lavagna intera. Bene, ci sono, la tecnologia ci offre delle opportunità, i kit portatili, sia per, anche per la scuola, per l'alunno e per gli insegnanti, e poi una piattaforma di collegamento. Ci vuole una piattaforma, e su questo l'ingegner Gioppo ci parlerà subito dopo. Allora, qual è l'idea base di questo nostro progetto? È stato quello di utilizzare una rete di lavagne interattive multimediale per potenziare le possibilità comunicative tra alunno malato, la scuola di appartenenza, la scuola ospedaliera, il domicilio dell'alunno, il territorio, attraverso una dotazione di kit che siano trasportabili e dotate di collegamenti alla rete, di collegamenti alla rete, e la creazione di un'apposita piattaforma di collegamento. Questa piattaforma è stata particolarmente utile perché ha superato uno dei grossi limiti delle lavagne interattive. Sapete qual è il grosso limite? Che le lavagne sono state create per poter parlare, per poter dialogare. In realtà il Ministero ha fatto questa terribile esperienza. Avendo dato delle lavagne di ditte diverse, non si parlavano più. Cioè, lavagne fatte per comunicare con una semplice impostazione, diciamo, di costruzione diversa, erano diventate. Ecco allora l'importante, perché noi abbiamo avuto anche delle forniture di lavagne di diverso tipo, attraverso la piattaforma si riesce a comunicare. Ecco, è un grosso passo avanti questo, guardate che non è solo per la scuola in ospedale. Anzi, vi voglio dire questo, grande attività fatte all'interno della scuola in ospedale sono state da apripista per la scuola ordinaria. E io penso che questa sia esattamente una di queste piste, cioè per aprire un'opportunità alla scuola comune. Quali sono gli obiettivi che sono stati previsti e raggiunti? Beh, io ve li elenco solo senza star qui, perché non voglio prendere troppo tempo. Comunque il diritto allo studio, la partecipazione e la motivazione degli alunni. Gli alunni partecipano e sono motivati, ma va da sé questo. Il processo didattico viene arricchito, il contesto viene a essere integrativo. Noi parliamo tanto di scuola inclusiva. E poi se abbiamo il nostro alunno fuori, vabbè, è fuori in ospedale, è a casa. No, noi lo vogliamo includere all'interno della scuola. E una delle caratteristiche della scuola è quella di essere inclusiva, no? Questo tutti i ministri che si sono succeduti ce lo hanno detto questo. Bene, è un modo per essere una scuola inclusiva. In pratica, non a parole. Questo offre anche delle grosse opportunità attraverso le TIC di fare un insegnamento diverso, molto più personalizzato, molto più, se vogliamo, moderno, ma nel senso moderno di sfruttando le caratteristiche che gli alunni conoscono, se diventano loro stessi, per tanti versi anche i veri insegnanti dei colleghi. La peer education qui salta fuori e come? Ecco, l'utilizzo di strumenti digitali eccetera, va bene. Il progetto, cioè, è servito per testare la possibilità e le potenzialità di un insegnamento a distanza. Volevamo provare come è possibile, ovviamente con la mediazione dell'insegnante, questo non può essere escluso, anzi, però vedere la possibilità concreta, ripeto, in ospedale, in un contesto dove spesse volte, vedete, ma questo me lo insegnate voi stesso,
quando l'alunno in ospedale è disponibile a collegarsi, magari sono le 9 di sera, a scuola non c'è più nessuno. Cioè, è possibile anche il collegamento sincrono, ma anche quello asincrono. E quindi abbiamo voluto testare l'opportunità, la possibilità di questo servizio. Beh, ha coinvolto tutte le scuole ospedaliere del Piemonte, ovviamente i docenti ospedalieri, i dirigenti, ha coinvolto tutti i dirigenti, è stato finanziato dalla Regione Piemonte con uno stanziamento di 300.000 su 400.000 in preventivo, ha avuto durata triennale, questo è il terzo triennio, è l'ultimo anno, è l'ultima annualità del triennio, pardon. Anche qui non sto lì a dilungarmi sulle variazioni, perché ogni anno aveva delle azioni specifiche, lo trovate comunque sulla vostra pennetta, però ha consentito intanto di formare i docenti, di dotare le scuole e i docenti ospedalieri e gli alunni in istruzione domiciliare di appositi e specifici kit. Troverete anche come sono formati questi kit e di cosa sono composti, qual è il materiale che contengono, intendo dire il materiale tecnologico. Si è voluto sperimentare l'utilizzo di strumentazioni portatili e chiavette di ultima generazione, verificare la validità delle scelte tecniche che sono state fatte, anche perché c'è una continua, incessante evoluzione e si rischia di sperimentare cose già vecchie o perlomeno già superate, quindi si è sempre in continuo percorso di adeguamento. Soprattutto si è voluto esplorare la possibilità di soluzioni alternative alle LIM proprietarie con l'open source, cioè con le lavagne libere, free. E svolgere esperienze collaborative tra scuole, case e territorio, ma anche e soprattutto le esperienze collaborative con altre realtà che sul nostro territorio sono presenti. Sto pensando ad esempio alla rete LIM, alla rete di lavagne interattive delle scuole di montagna. Lo abbiamo sentito prima, dall'assessore. Il nostro paese è un paese dove il 53% è composto da montagna e dove il problema dell'isolamento, attenzione, lo stesso problema della scuola in ospedale, l'isolamento, è presente. Bene, abbiamo avuto la possibilità di collaborare con questa rete di lavagne interattive e abbiamo avuto anche degli spunti, dei collegamenti. Domani avremo con noi anche i rappresentanti della Regione Piemonte, dell'Assessorato alla Montagna, proprio per continuare questo percorso di collaborazione. E vorremmo anche tentare, questo è sicuramente uno dei momenti importanti, che è quello di cercare di documentare, diffondere e condividere con chi lo vuole questa esperienza di lavagne interattive. Le collaborazioni che sono state fatte, e anche questo lo sottolineo, sono importanti perché è stata ampliata enormemente la gamma di rapporti, di raccordi col territorio, intendendo sia il gruppo regionale delle scuole del Piemonte, scuole di ospedale, la Regione Piemonte attraverso in modo particolare l'assessorato all'istruzione, ma non solo. Il MIUR, l'USR per il Piemonte e anche i vari uffici scolastici territoriali. Abbiamo avuto le aziende ospedaliere con sezione scolastica. Ecco, abbiamo collaborato e fatto esperienze di comunicazione, sempre lì a distanza, col Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, con l'Osservatorio Astronomico di Lusenna San Giovanni e con il Centro di Cultura per il Cinema di Animazione ITER, di cui si parlava prima, del Comune di Torino.
al termine del mio intervento vi farò vedere un piccolo spezzone, piccolo, piccolo, corto, di un prodotto fatto dai ragazzi dell'ospedale Regina Margherita e di un gruppo della scuola media Peiro, fatto a distanza. Il prodotto è un'anticipazione solo, è chiaro, è ancora un'anteprima, però ve lo farò vedere immediatamente dopo. Il Politecnico è ovvio, e anche il Rotary Club, lo devo dire perché comunque è molto affezionato alla scuola media Peyron, c'è la preside che sapete che... E anche alla Vittorino. E anche la Vittorino, certamente, la scuola in ospedale, è molto affezionato e quindi ogni anno fa un dono. Ecco, quest'anno ho voluto dare, mi sembra, due lampagne, postazioni fisse, perché possa, una è andata al museo per avere i collegamenti e una alla Peiro. L'uso di rete, lime e piattaforma andrebbe illustrato molto dettagliatamente, perché vale la pena vederlo. Io ve lo elenco semplicemente, di modo che poi ovviamente lo troverete poi anche a disposizione sul sito del Ministero. Quindi ecco, queste sono le varie interventi. È un modello di insegnamento, di apprendimento, in cui l'alunno impara facendo, il vecchio imparare facendo, e l'insegnante viene posto soltanto come mediatore, cioè come colui che stimola ma si ritira, non è lui il protagonista, è di supporto, cioè sicuramente, ma media. Eccole qui. Almeno questi sono i punti importanti che vi volevo sottoporre con la piattaforma. Ripeto, vi verrà poi illustrata dopo. Non ci nascondiamo che il nostro progetto ha incontrato delle criticità. Bisogna dirle serenamente, perché ci sono state e abbiamo avuto anche delle grosse difficoltà. Innanzitutto delle difficoltà tecniche. Guardate che uno dei grossi nodi ancora irrisolti è il collegamento alla rete internet. All'interno dell'ospedale, proprio per la struttura ospedaliera che specifica, che ha filtri, che ha per forza, ecco, non rende a disposizione, o è difficile avere la rete internet o una banda sufficientemente capiente. Manca wifi, e non sempre presente, e anche la stessa dotazione tecnica, che è già stata scelta in modo molto particolare perché sia facilmente utilizzabile, in realtà crea anche delle difficoltà, perché montare e smontare, il tempo passa in fretta e il bambino si stufa. Quindi ci sono anche aspetti molto pratici, non diamomi, però sono difficoltà che bisogna comunque affrontare e superare. Ci sono delle difficoltà organizzative. Guardate che la regione, voi lo sapete, va a danno finanziario. Noi andiamo a danno scolastico. E vi assicuro che la cosa ha già cambiato tutti. Perché come si fanno gli acquisti se non si ha i fondi attraverso le regioni? È stata una difficoltà. Certamente le nostre scuole, voi lo sapete tutti, sono diciamo poco dotate di finanziamenti e di fondi, quindi il finanziamento della regione era importantissimo proprio per poter avviare il progetto e portare avanti il progetto. Voi sapete che la difficoltà della regione, almeno nella nostra, ma penso che sia generalizzato questa, pagano a mesi dopo, quindi è chiaro che rallenta un pochettino. Ci sono anche delle difficoltà di tipo più pedagogico, cioè evitare i tempi morti, e un'altra difficoltà che non va sottovalutata, perché a volte stimola anche reazioni da parte del docente, a volte anche
un po' dure, e di dire sì, ma io per arrivare a far scuola devo prepararmi molto prima, non posso improvvisare lì, lì non è possibile. E se non mi sono strutturato la lezione, non faccio ben niente. Ecco allora che è un'altra difficoltà di tipo pedagogico che deve essere affrontata e risolta. Quali possono essere le prospettive e gli sviluppi? Allora, primo, superare le problematiche legate a connessioni funzionali alla rete internet. Noi abbiamo già tentato il via delle chiavette, no? Però anche quelle, e perché a volte non hanno sufficientemente capienza di banda, e a volte non funzionano mica tanto. Quindi il primo problema è quello. Il secondo è ampliare in modo significativo l'esperienza del collegamento dell'istruzione domiciliare. Noi il terzo anno volevamo dedicarlo esclusivamente all'istruzione domiciliare, non per dimenticare l'altro andava avanti, ma cercando di incrementare questo aspetto dell'istruzione domiciliare, perché la prospettiva è che l'alunno esca dall'ospedale e non va subito a scuola, sicuramente va in famiglia, ed è lì che bisogna continuare la esperienza della scuola ospedaliera. Quindi avremmo voluto, e dobbiamo farlo comunque, si farà, questo di incrementare l'istruzione domiciliare attraverso i collegamenti. Un altro aspetto importantissimo, passare dalla buona pratica alle buone prassi, cioè la buona pratica è una cosa che viene ogni tanto, no? Una volta ogni tanto, una bella cosa, eccezionale, eccetera. No, noi dobbiamo passare dalla eccezionalità alla ordinarietà, il termine di cui che sottolineavo prima, cioè alla quotidianità, alla buona prassi, cioè ad un'azione che sia diffusa, ordinaria, quotidiana. Ed infine incrementare le lezioni in videoconferenza mediante appunto l'utilizzo della piattaforma. Quindi se volete il potenziamento della piattaforma Open Meeting. Io vi ringrazio per la vostra pazienza e per la vostra attenzione. Ora vediamo questa stringa brevissima in anteprima. La vedremo subito e chiedo appunto alla regia di farla partire, e poi ascolteremo l'intervento dell'ingegner Gioppo che ci illustra la piattaforma, dopodiché vedremo un video, cioè questa nostra esperienza di cui vi ho raccontato alcune cosette la vedremo visualizzata in un video, e così avrete modo di vedere i vari punti. Grazie. Thank you.